Arrigo Ghì, nato il 7 marzo 1945 a Rubano, provincia di Padova, insomma. Residente a Modena da circa 50 anni di più. Modena è una città stupenda, meravigliosa, una città che è a dimensione d'uomo ancora, dove un po' bene o male ci si conosce tutti, e il carattere poi emiliano è tipicamente quello modenese, un carattere molto espansivo, c'è solidarietà, generosità, gli abitanti di Modena sono generosissimi, sono aperti e quindi io mi sono trovato sempre benissimo. Tanti amici, tanti conoscenti e quindi proprio sono in famiglia. A volte mi alzavo presto perché c'era molto lavoro, perché appunto dovevo svolgere questa la mia attività, che è l'attività di stampatore fotografico. Adesso, essendoci meno lavoro, la giornata odierna è che io mi sveglio verso le 8, 8 e mezza, poi vado in laboratorio, guardo quello che c'è da fare e se c'è poco o niente vengo qua in collina a fare il muratore, il falegname, il fabbro, cioè tutto quello che devo fare. Piano piano ho imparato un mestiere alternativo nel tempo. La stiamo trasformando e stiamo andando verso il digitale anche noi, anche se con ritardo perché non avevamo tempo prima di entrare in digitale, anche perché i lavori li controllo io tutti personalmente, non demando compiti ad altri perché sono un accentratore, per cui non permetterei mai a un altro di fare cose se non c'è la mia firma, quindi tutte le foto che escono di qua c'hanno la mia firma. Sto imparando un attimino a decentrare adesso perché sto allevando Andrea e Barbara, che anche loro stanno entrando nello stesso tipo di pensiero e di conseguenza anche loro cominciano a capire che strada perseguire. Col digitale c'è un'altra difficoltà, che adesso tutti quanti hanno accesso a Photoshop e al computer, quindi ognuno il fai da te ormai è imperante, per cui andare a dire che quella foto forse era meglio se potrebbe essere offensivo, per cui bisogna accettare che le cose siano così e quindi noi non abbiamo più tanto da fare. Un giorno ero al bar con Ghirri e lui aveva sempre la testa più avanti di dove si trovava. E se Luigi era qua la sua testa era già là, perché Ghirri è sempre stato un vulcano di pensiero, mai fermo. E quindi evidentemente sovrappensiero, un giorno al bar ha appoggiato il tovagliolino sul banco e ha buttato nel cestino la tazzina, emblematico di come Ghirri viveva. Una volta fatto una bella stampa, dice bella, così va benissimo, fammene subito un'altra perché così dopo ce l'ho dello stesso colore, e allora io ne ho stampato subito un'altra, e allora messa vicino, ma mi sembra più scura, ma mi sembra più qua, ma è più chiara, decisamente più chiara. Arrivo, bisogna che tu me la rifaccia. Arrivo, guarda, è uguale, non è più chiara, e l'ho appena fatta e quindi non può essere più chiara, l'ho appena stampata l'altra, ma guarda, è più chiara, mi sono fatto stacchio, ho detto facciamo così, adesso andiamo di là a stampare, qual è quella più chiara? Questa, per ricordarcelo. E ho fatto un pallino dietro, ho alzato il bordo, ho fatto un pallino con il coso. Poi ho detto con mia moglie, mettila sotto quella che dice che è più chiara. Intanto siamo andati a stampare, dopo mezz'ora torniamo e dico allora Olivo, mettiamo a posto questa adesso che abbiamo finito. Qual è quella più chiara? Questa di sopra, come ti avevo detto. Qual era quella più chiara? Quella col pallino? Sì. Allora dico, vedi che è quell'altra? E allora si è arrabbiato e ha detto, Arrigo, tu mi fai sempre il gioco dei tre bussolotti, non me lo devi fare questo. Ho detto, Olivo, volevo solo farti capire che non era più chiara. Alla fine dell'anno c'erano i giochi della scuola e dove ho vinto tutto. Sono venuti in visita dalla fratellanza dei professori, mi hanno visto e mi hanno detto vieni alla fratellanza allenare. E sono subito diventato campione italiano allievi. Poi l'anno dopo sono passato in juniors a 17 anni. L'anno dopo a 18 anni li ho vinti. Poi ho smesso perché saltavo troppo alto. È arrivata l'asta di fibra, la società non aveva soldi per comprarmi le aste di fibra.
Insomma, io c'è stato questo travaglio, troppe cose, per cui insomma ho cominciato a farmi male diverse volte, quindi ho smesso e basta, ho smesso da campione italiano. Io dopo 40 anni sono andato alla cena sociale e lì ho incontrato i vecchi amici, ho incontrato casualmente anche uno, un ragazzo di 40 anni, lo chiamo ragazzo, uno di 40 anni, io sono il responsabile dei master, e dico io, vabbè, nel parlare a tavola, io sono, dico, e chi sono i master? I master sono i vecchietti che gareggiano, no? Da 35 anni in su, di 5 anni in 5 anni ci si confronta. Dico, vabbè, e allora dico, uno della mia età quanto può fare, per esempio nel salto in lungo? E allora lui mi dice, ma uno se fa 3,5 metri è un campione, di 3,5 metri li fa mia suocera, che è paralitica. Mi dice, sì, perché tu quanto crederesti? Ah, oh, ma io 5 metri te li faccio ancora adesso, dopo 5 metri lei è il campione del mondo. E dico, vabbè, allora, adesso vengo, guarda, vengo. E così ho fatto una promessa così all'acqua di rose, che poi mi sono ricordato, ho detto, ma dai, voglio andare a vedere come sono messo. E quando sono stato là ho capito in che sfacelo e in che stato terribile era il mio fisico. E allora di lì ho cominciato a frequentare sempre di più. Non ho fatto i 5 metri, anche perché dopo ho cominciato a andare verso l'asta, che è la mia specialità. Però ho fatto 4,87, quindi sono arrivato a pochi centimetri dai 5 metri.